Doversi adattare a partenze, l'ultima ieri per la Grecia di idioti Panagiota, infortuni, quarantene ed essere comunque competitivi. Questa è la difficile missione della Volley Lugano. Questo anno è un anno troppo speciale, troppo difficile per noi. Noi abbiamo un ragazzo, giocatore, sto recuperando di Covid, io ainda sto recuperando di Covid e due ragazzi di infortunio. Una missione che oggi è stata portata a casa con soddisfazione, nonostante la sconfitta al quinto set per 16-14. Il primo vinto bene, 25-15 con l'appunto finale di Taylor Slover. Un secondo perso con lo stesso punteggio prima di un terzo set dove Lugano ha espresso il meglio. Capace di vincere 25-19 e reagire mentalmente all'infortunio al ginocchio sinistro della 18enne Chiara Ammirati, allungando con Brandi al servizio contro la forte Düdingen di Dario Bettello. Allora, noi oggi abbiamo dato veramente il massimo, si è vista la squadra fino alla fine. Purtroppo in uno degli ultimi set abbiamo avuto un infortunio di una delle svizzere ed era fondamentale nella nostra rosa. Per fortuna, grazie ad Arianna Mortati, siamo riusciti ad andare avanti. Non abbiamo mollato, abbiamo giocato soprattutto in onore di Chiara e andiamo a casa contenta, anche se abbiamo perso, è stata tirata. Però veramente è stata una bella partita. Fabiana Mottis, 17 anni, libero titolare dopo la partenza di Noah Doyat, è tra le tre ragazze in lizza per il premio di Rookie of the Year, una giovane che pure oggi ha evidenziato le sue qualità ed energia. Con queste doti, Lugano, dopo aver perso il quarto set 25-21, è stato capace di tornare nel finale dall'1-7 fino alla 14 pari, giocandosi il successo e convincendo nonostante la sconfitta. Oggi voi troppo contenti? Non solamente per il risultato, abbiamo fatto un punto, possiamo fare un po' più, ma troppo contento perché aspetto che oggi questa ragazza crede che spirito vince gioco. Mercoledì la rivincita sul campo del Düdingen.